Ciao amici, bentornati nel mio canale, sono Alfredo. Nel video di oggi torniamo nuovamente a parlare del Lab Sanzino, un drone che pur essendo economico, infatti lo potete acquistare per soli 230 euro nella versione con la borsa per il trasporto e una batteria, ci riesce a regalare delle riprese in 4K spettacolari come avete visto nell'introduzione. Per chi è nuovo del canale o comunque per chi non conosce Lab Sanzino, ho fatto un video unboxing e vi lascio il link qui in alto nella scheda. Partiamo col dire che ho lasciato tutte le impostazioni di fabbrica sia della videocamera sia del drone, non ho proprio toccato niente e non ho nemmeno aggiornato l'ultimo firmware né il radiocomando né il drone e quindi l'ho testato proprio come esce dalla scatola. Parlando del volo, nelle partenze il drone non mi è sembrato instabile come dicevano in altri video che ho visto su YouTube. È vero che non è un chiodo fisso in aria e questo è causato dalla mancanza di un sensore di posizionamento visivo detto VPU, che è presente in droni più costosi e lo troviamo in genere nella parte inferiore del drone. Nell'atterraggio non posso dirvi che mi sono trovato male, mi sono trovato un po' spaesato, ma questo solamente perché io non sono partito 3-4 anni fa con droni giocattolo come hanno fatto in molti, ma sono partito già da un drone che poteva essere utilizzato a livello diciamo semi professionale, ovvero lo Xiaomi Mi Drone 4K che è dotato di molti sensori e quindi nell'atterraggio facilitano la cosa. Poi ho acquistato il Mavic Pro, quindi la cosa è andata sempre migliorando, quindi non ho mai provato un vero drone diciamo di quelli spartani, quelli che c'erano una volta. Comunque, specificata questa cosa, non vi preoccupate, questo drone è perfetto sia nell'atterraggio che nel decollo. Dal punto di vista della rumorosità non è nemmeno tanto rumoroso, vi faccio vedere una clip che ho girato l'altro giorno. Mentre state volando invece il drone risulta abbastanza stabile e ovviamente quando passate da un drone a un altro ci dovete prendere un attimo la mano, infatti i primi minuti vi sembrerà un po' strano ma poi vi abituate subito. Continuando a parlare della stabilità di questo drone in volo, ho notato nei miei test che nel diciamo avviare tutte le manovre, sia la rotazione su se stesso, sia l'andare avanti o indietro o muoversi lateralmente, all'inizio di tutte queste manovre c'è una fase diciamo scattosa di impeto iniziale, che poi ovviamente può essere risolta in post produzione, ma magari essendo Lab Sanzino studiato per riprese aeree è meglio saperlo prima in modo da impostare la clip o la ripresa in modo corretto. Inoltre sono presenti abbastanza modalità di volo automatiche, ne ho testate alcune, nello specifico però ho testato l'Active Track per vedere se su un drone da 230 euro questa funzione andasse bene. E sono rimasto abbastanza soddisfatto, come potete vedere adesso la clip che state vedendo non mi ha perso mai nonostante mi muovessi abbastanza velocemente e anche in condizioni di scarsa luminosità. L'app sinceramente è ben costruita, non l'ho vista bene nel dettaglio, comunque ci farò un video in merito penso una volta che me la sono studiata bene. Non ho avuto crash con dispositivi Android sia tablet che smartphone, per Apple non posso dirvelo perché non ce l'ho, quindi se magari avete comprato Lab Sanzino e lo state testando con avete un iPhone o un iPad fatecelo sapere qui sotto nei commenti, almeno divulghiamo più informazioni possibili. Infine un'ultima modalità diciamo automatica di volo, il ritorno a casa automatico l'ho testato, ha sbagliato di 3 o 4 metri ma alla fine diciamo che diciamo, nella norma come tutti i droni, anche droni tipo il Mavic Pro a volte sbagliano di 2-3 metri ma penso sia del tutto normale. Poi una cosa importante, spero che però l'abbiano risolta con gli aggiornamenti, c'è un fastidioso lag nella trasmissione che c'è video che c'è tra il drone e il nostro dispositivo. Infatti sembra proprio che mentre noi avviamo una manovra ci sia quel mezzo secondo di ritardo, che magari per chi deve fare prese video questa cosa è importantissima, o anche semplicemente magari per schivare un ostacolo, magari quel mezzo secondo può essere fatale. Comunque vi ripeto, siccome ho visto pochissimi video per non farmi influenzare, probabilmente questa cosa è stata aggiornata. Infine parliamo della disconnessione che magari ci possono essere tra il radiocomando e il drone, che nel mio caso almeno in questi 15-16 voli che ho effettuato non ci sono state, ovviamente ho rispettato i limiti di 70 metri di altezza massima e 200 metri di distanza,
e non ha registrato nessuna disconnessione, quindi per me è ok questa cosa. Direi che è il momento di passare alle mie prime conclusioni su questo drone. È costruito bene, i materiali, anche se diciamo economici, sembrano abbastanza robusti, quindi per me vanno bene. Ovviamente si nota la differenza con col Mavic Pro, anche con lo Xiaomi Mi Drone 4K, le plastiche sono un po' diverse, però se il drone è stabile, quindi significa che i materiali sono magari stati studiati appositamente per renderlo abile al volo. Perché ho preso questo drone anche se avevo il Mavic Pro? Per vari motivi. Il primo è perché non mi piace fossilizzarmi sulle cose, mi piace esplorare. Seconda motivazione, penso che bisogna acquistare prodotti più economici per apprezzare quelli di buona qualità e vedere se vale la pena spendere quei soldi in più. Terza cosa, non meno importante, volevo proporre qui sul canale un drone abbastanza economico per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo, che è capace di registrare video in 4K, quindi un'ottima qualità, è portatile e comunque non vi fa spendere una follia. E magari vi ritrovate a acquistare un Mavic Pro Platinum nuovo, usato, che si aggira intorno agli 800 euro massimo, 1100 euro nuovo se riuscite ancora a trovarlo, e magari vi accorgete che non vi piace né far volare il drone né montare i video, perché oltre alla parte del volo vi ricordo che c'è anche la parte del montaggio video, se vogliamo fare una cosa con un certo criterio. Ok ragazzi, spero di non avervi parlato troppo, comunque questa è una breve e prima panoramica sul Lab Zanzino, sulle mie prime impressioni su quello che ho visto nei primi voli, sul volo appunto, e sull'applicazione e su, comunque, su tutto quello che ruota attorno al Lab Zanzino. Ovviamente prendete per adesso tutto quello che vi dico con le pinze, perché vi ricordo per l'ennesima volta che non ho aggiornato niente, quindi questo è come esce dalla scatola. Vi dico come è successo anche per il Mi Drone 4K, se non lo sapete, che all'inizio il Mi Drone 4K non è che era un drone perfetto con i successivi aggiornamenti, ma come tutti i droni, poi come tutti con i successivi aggiornamenti si vanno sempre più migliorando. Ok amici, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel mi piace, e se volete aiutarmi con la crescita del canale iscrivetevi e attivate la campanellina. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine del video, ci vediamo sempre qui su Freddy Tech. Ciao.